Consueto piano traffico per limitare i disagi e gli automobilisti diretti al cimitero di Salerno per la commemorazione dei defunti. Da oggi fino al 2 novembre l'amministrazione comunale ha confermato in parte i provvedimenti adottati negli anni scorsi per regolamentare l'accesso e il deflusso delle auto. Istituito il senso unico di circolazione su via Brignano, direzione Mare Monti, stesso discorso anche per via Sant'Alfonso Maria dei Liguori, al termine della quale, giunti all'intersezione con via Irno, è stato confermato l'obbligo di svoltare a destra verso Fratte. Senso unico di circolazione anche su via Irno direzione centro-periferia tra il ponte Rouen e lo stabilimento Magaldi. Per le auto provenienti da Fratte invece in direzione centro all'altezza della Magaldi è stato introdotto l'obbligo di svoltare a destra. Per agevolare l'accesso al cimitero di Salerno inoltre è stato rafforzato il trasporto pubblico con 3 autobus che operano sull'asse Mercatello-Piazza Casalbore via Irno-Brignano e al contrario tra Brignano-Lungo Irno-Piazza Montpellier via Carmine-Mercatello. Previsto inoltre un servizio di navette circolari tra via Irno-Brignano-Cimitero e ritorno dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19, oltre a navette sperimentali per anziani e disabili attivate di concerto con l'Omnic. Funzionerà da oggi pomeriggio alle 15 e la domenica mattina dalle 8.30 alle 13. È un servizio che abbiamo voluto dare per le persone disabili e per gli anziani che hanno difficoltà di deambulare. Era una richiesta che arrivava sistematicamente nei nostri uffici territoriali. Abbiamo insieme all'ONMIC voluto organizzare questo servizio e per dare sicuramente una possibilità, insomma, di raggiungere in un modo molto più lineare, insomma, le persone che vogliono venire qui al cimitero. Ci sarà un altro giorno a settimana che è il martedì e questo è un servizio invece che avviene attraverso una prenotazione di un numero che fa parte dell'associazione ONMIC, quindi le persone prenoteranno e saranno accompagnate da casa al cimitero.